6 miliardi di tazzine consumate in un anno. Se ne è parlato oggi a Trieste Espresso, in un incontro promosso dalla FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. L'Espresso è il punto di forza del bar, un patrimonio che va difeso. Il bar è un patrimonio da salvaguardare. È la seconda casa degli italiani, è il luogo in cui si condividono i momenti belli e piacevoli della giornata ed è un modello che identifica la nostra storia, l'italianità. Tra le criticità del settore, che come altri è colpito dalla crisi, anche l'improvvisazione e la concorrenza straniera. Al di là della crisi e al di là della campanella di allarme che sempre più stranieri stanno entrando in questo meraviglioso settore, rimane il fatto che il caffè, la qualità e il luogo rendono unico un modello e non possiamo assolutamente lasciarli all'improvvisazione, e quindi da oggi fuoriesce che la specializzazione, la consapevolezza e un consumatore un po' più formato e allenato al buono può essere la garanzia per un valore e per una tradizione. Per affrontare le nuove sfide del mercato è importantissima la preparazione degli operatori, anche perché il caffè al bar è un piacere irrinunciabile per tante persone. Come categoria siamo molto impegnati per la crescita dei livelli qualitativi del caffè che si vende al bar, perché se non riusciamo al bar a fare un caffè buono, io mi chiedo perché il consumatore dovrebbe continuare a venire al bar a bere il caffè invece di andare alla macchinetta di farselo a casa. Il caffè al bar è tutta un'altra cosa perché c'è un'ambientazione diversa. Nell'ambito di Trieste Espresso viene condotta un'indagine sul gusto, la qualità e il rapporto degli italiani con il caffè. Se partiamo dall'ultimo anello della filiera, che è quello del bar, insegnare ai giovani baristi a intrattenere una relazione col pubblico. Andando indietro nella filiera bisogna dire ai nostri torrefattori che devono narrare il loro prodotto e trasmettere questa narrazione ai baristi affinché diano effettivamente qualcosa di più a chi consuma un caffè.